Il paradiso delle signore, trama puntate, mercoledì 20 aprile 2022. Vittorio decide di cedere il marchio paradiso a Dante per poter continuare a prendersi cura di Beatrice. Allo stesso tempo, però, Conti pone delle condizioni imprescindibili, a cui Dante decide di non opporsi, soprattutto in un momento così delicato. Gemma non riesce a comprendere come mai Marco non sia ancora tornato da lei, ma resta molto ottimista, ed è certo che presto il ragazzo farà dietrofront e le chiederà scusa. I medici dicono a Vittorio che non possono dargli buone notizie e che al contrario le cose potrebbero peggiorare da un momento all'altro. Il signor Conti ha un forte crollo emotivo. Dante, allo stesso tempo, va a trovare Beatrice in ospedale, e proprio lì appare disperato per le sue condizioni, oltre a sentirsi evidentemente in colpa per l'accaduto. Flora riceve una telefonata che potrebbe cambiare la sua vita. La stilista capisce che, oltre ad essere una svolta per lei, rappresenterebbe anche il modo giusto per allontanarsi dai suoi problemi sentimentali. Flora, quindi, valuta la possibilità di accettare la proposta che le è stata fatta. Gloria dà grande supporto a Stefania e la sprona a non rinunciare all'amore e a tutte le cose che desidera. Stefania ascolta le parole della madre.